progetto e quanti ragazzi ha coinvolto? Allora, il progetto parte 3 anni fa, questa è la 3ª edizione, nasce su un'esigenza vera che purtroppo ogni giorno noi constatiamo. Voi siete attenti scrittori della stampa, non solo fruitori, e vedete ogni giorno quanti purtroppo fatti anche molto gravi coinvolgono e in termini di vittime e in termini di autori i minori. E allora, siccome credo che la polizia, la sua prima attività è quella di prevenire, poi spesso magari anche giustamente si ritiene anche la parte repressiva, ma la parte magari più anche più nascosta, perché è meno misurabile, quella della prevenzione. Allora la Polizia Postale 3 anni fa ha iniziato questo progetto insieme a tantissimi altri soggetti, il MIUR, il mondo dell'istruzione, il mondo dei genitori, tutto il mondo dei grossi provider, del mondo dell'uso di internet e dei social network, proprio con l'obiettivo di arrivare a un numero più grande possibile. Noi oggi abbiamo già toccato oltre 100.000 ragazzi che in tutta Italia, specialmente delle scuole medie e delle scuole superiori, là dove c'è un utilizzo, sicuramente un utilizzo molto diffuso, ma spesso inconsapevole di quello che può provocare. Qual è il problema del cyberbullismo? È che mentre il bullismo fisico, come dire, c'è l'incontro, lo scontro, se dire, tra i due ragazzi o tra comunque i giovani, nel cyberbullismo chi compie l'azione spesso non si rende conto di fare il danno perché viene interposto dallo schermo, per cui pensa che lo schermo, come dire, impedisca di farsi riconoscere da una parte e comunque di limitare il danno. Invece non si rende conto di quanto è pericoloso mettere in rete anche lo sfottò magari ripetuto, la violenza verbale ripetuta, il dileggio ripetuto, oppure in altri versanti quanto è pericoloso spesso diffondere immagini anche magari carpite in buona fede o in momenti in cui i due fidanzatini stanno insieme e poi vengono postati in rete. Non c'è nei giovani, noi ormai l'abbiamo misurata, non c'è nei giovani questa consapevolezza di quale danno può provocare. Ecco perché di questa attività, ecco perché di questa iniziativa, ecco perché ci rivolgiamo al mondo della scuola, ma non solo al mondo della scuola giovani, ma ci rivolgiamo al mondo dei genitori e degli insegnanti, perché solo insieme possiamo far crescere una consapevolezza di un uso responsabile dei mezzi di comunicazione. Senta, c'è stato un caso di cronaca particolare in questi giorni, fortunatamente la ragazza non è morta, ma il vostro contributo, il contributo della Polizia Postale può essere determinante anche per risalire alle cause di questo gesto? Il nostro contributo è in chiave preventiva. Sicuramente in questo caso non c'è grande indagine da fare, perché è facile spesso risalire. Qui non parliamo di pericolosi hacker o di attacchi a grandi reti critiche, come potrebbe essere quella di impossessarsi di dati o di altri elementi importanti. Qui si tratta spesso di aiutare anche la stessa autore di reato a creare consapevolezza di quello che ha fatto. Purtroppo, lei faceva riferimento al caso di Pordenone, ma noi per esempio insieme a questo camper portiamo in giro per l'Italia una rappresentazione teatrale, si chiama I Pantaloni Rosa, perché nasce chiaramente con il volere della mamma, nasce a seguito di un fatto altrettanto grave, anzi molto più grave, cioè di un suicidio di un ragazzino a Roma, proprio perché veniva preso costantemente in giro dai suoi colleghi, dai suoi compagni di scuola, perché portava un pantalone rosa in maniera un po' stravagante, portava un pantalone rosa, ma per lui era normale, come giusto che sia normale, però per i suoi amici questo non lo era, l'avevano fortemente preso di mira e lui si è suicidato. E noi portiamo questa rappresentazione teatrale che racconta questa storia dolorosissima. La mamma è una oggi molto impegnata a far capire quanto è fondamentale un'attività di formazione e di consapevolizzazione. Quindi la Polizia Postale svolge 3 ruoli. Prevenzione, in questo caso non la chiamerei nemmeno repressione, perché il problema non è reprimere questi fatti, perché sono reati che, pur portando alcune volte conseguenze anche drammatiche, ma sono compiuti da minori. Oltretutto la legislazione italiana a tutela anche degli autori, dei minori, è un'ottima legge, perché il giovane va recuperato sicuramente, non creargli le condizioni per un isolamento. E terzo, però,
fa crescere nell'opinione pubblica nel suo insieme, quindi il ruolo della comunicazione è fondamentale, che tutti insieme, qui non può essere solo la postale, chiaramente, può essere le agenzie educative, il mondo della comunicazione, non per limitare l'uso dei mezzi informatici, sarebbe sciocco, oggi internet è una risorsa che tutti noi sappiamo quanto è rilevante, e i giovani ancora di più, perché se noi siamo dei primitivi digitali, loro sono dei nativi digitali, e quindi non possiamo limitare l'uso, ma possiamo rendere consapevole l'uso e far capire ai giovani quali possono essere i danni che vengono provocati in un uso non consapevole di questi strumenti.